maschera antigas russa, anni 80-90, ex dotazione corpi paramilitari russi e civili. Si riconosce dal fatto che non è verniciata questa parte in metallo. La maschera non è dotata di filtro, ha dei bulbi oculari in materiale trasparente che dovrebbe essere plexiglass e metallo zincato, sia per la presa d'aria che per la parte sotto. Viene montata sulla testa integralmente. Questa calotta in gomma coprirebbe anche dagli aggressivi chimici. Questo è l'attacco, il filtro per il filtro a vite, e la maschera non ha regolazioni, ma ha misure diverse per ogni taglia, la 1, la 2, la 3, la 4, eccetera, eccetera. Qui potete vedere la conformazione dell'orecchio. Questa è nuova. La polvere che trovate sulla maschera qui è un borotalco di mantenimento. Ricordiamo che la maschera non è certificata per nessun tipo di uso tattico o tecnico, in quanto materiale dismesso e di surplus.